Poi in questo settore qui c'è tutta la questione di come utilizzare questi prodotti sul lato make up, no? Sì, c'è il mondo. Beauty blogger stanno fortissimi, assolutamente. E li coinvolgete in queste assolutamente. Qui ci sono moltissimi beauty blogger che stanno girando. No, perché è un fenomeno che negli ultimi 10 anni è esploso. Io vedo un po', mi appassiona molto la questione degli accessi, quanto fanno dei flussi di visitatori. Sì. Follower che hanno su YouTube si popolano. Sia nel fashion che nel beauty. Sì. E noi lavoriamo molto con loro, anche in termini di per informarle, educarle su cosmetici, per evitare questo è un gioiellino e l'avete riprodotta qui. Sì. Quanto si impiega per montare tutta la fiera? Una settimana montate tutto? Questo è lo stampino. Dovreste fare le infrastrutture in Italia. Questo è lo stampino. Ah, ok, sì. Buongiorno, ciao. Anche di Ancora, sì, che ha visitato, ma no. Purtroppo non c'era Renato quel giorno che... No, si stavano facendo il nuovo impianto, il nuovo stabilimento. Un nuovo padiglione che hanno... È l'ex Olivetti, se non sbaglio. Si vede proprio materialmente si produce. Siete già arrivati? Sì. Ho cercato di fare più. Siamo già arrivati. Le polveri, sì, le polveri. Dobbiamo prendere un altro caffè? Sì. No, vabbè, il prodotto lo produce questa cosa. Anche la mia macchina anche su quello siamo in questa zona molte delle nostre imprese hanno usufruito delle opportunità, sì, anche quello è stata una bella cosa, quello è stato anzi da implementare assolutamente. Più che altro le professionalità per maneggiare questi macchinari, gli istituti tecnici li dobbiamo potenziare, cambia proprio il profilo strutturale. Tecnici, istituti, ITS, ITS, sì. Dopo la diploma, puntare molto. Noi abbiamo bisogno di queste professionalità. Il laureato va benissimo, sì. Assolutamente, ma il tecnico esperto, professionalizzato è fondamentale. L'ITS è un buon modello. Anche Philip Morris dice la stessa cosa. Bologna, che è un distretto vecchio importantissimo, lamenta la carenza di queste figure. Che è incredibile, perché abbiamo decine di migliaia di giovani disoccupati e non però riusciamo a... non orientate questo tipo di competenze scolastiche che di altissimo profilo. Perché col tempo sono diventati la cenerentola della istruzione, ma invece andrebbero recuperate e messi in comunicazione. Paradossalmente, non disporre dei ragazzi diciamo così scolarizzati è un limite allo sviluppo, cioè è vero che voi dovete investire nella formazione di chi assumete da zero dopo aver pagato. Poi la nostra parte la facciamo, certo. Una notte che arriva in azienda comunque, ma se arriva già professionalizzato, avendo già fatto esperienza, toccando con mano nelle imprese, venendo anche nelle imprese, fare stage nelle imprese, certo. Allora
si è fatto un grande passo in avanti e c'è meno da fare dopo. Bene, andiamo, prego, proseguiamo. Seguiamo sempre la nostra guida, il nostro... Ma tanto ormai almeno le telecamere sono di meno, il tema è che travolgo le persone. Prego, andate prima. No, signor De Maio, sono da Mario. Molto piacere. Piacere. terzismo, diciamo, c'è aziende che lavorano per conto terzo per i grandi brand. Ma non abbiamo sentito in questo settore. Adesso li porto. Adesso li porto. Pronto? Pronto. Ciao. Certo, sono alti. E i prodotti nascono qua, poi vengono trasportati. Io se avessi avuto meno. Vieni sul tappeto rosso. Avrei la pensione a tutti. Ecco un po'. Mezzo così, ce la passerella. Credo che là penso che l'abbiamo preso. Credo che abbiamo preso qualcuno in più, perché 11 milioni di selfie non abbiamo fatto. Questo è buono. Sono appena dato. No, può andare sui diapositori. Diciamo che lo strumento del cellulare nelle mani dello smartphone ha abolito del tutto la mia privacy. Ovunque io vada c'è qualcuno che fotografa e a loro gli ha tolto il lavoro. È vero? Vediamo, stiamo andando verso il tezzone. Prima le foto valevano molto di più.
esclusiva, anche per i paparazzi, certo, dietro, ti bruciano lo stesso. Queste per esempio sono macchinari per il prodotto, no? Per sì. Cosmetici sì. Direttamente. Sì. I nostri espositori, vogliamo salutare. Salve signora, piacere di vedere. La foto, la foto, arrivo, arrivo. Vediti là, vedi. Vai, grande. Come sta? Qui dove sei? Sei più milanese. Facciamo anche una cosmetica. Da quanto tempo? Ormai da 30 anni. 30 anni di questo massimo. Questo è un mescolatore sotto vuoto che serve per fare delle preparazioni cosmetiche, delle creme. Ma voi formate anche le competenze per sì, poi maneggiare certo, questi certo, macchinari? Certo, e dove li andate a trovare? Cioè le persone da dove vengono? Non è facile, non è facile però attraverso il training, attraverso le preparazioni riusciamo a, speriamo a creare dei giovani ingegneri pronti a fare questo tipo di lavoro. Bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, grazie, grazie mille, buone cose. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buona nuova, arrivederci. Buona giornata. Dov'è per finire? Non lì. Qui. Quello bianco, quello bianco. Io un selfie. C'è un tipo di Nora, Grazie. Grazie, mamma. Noi ci ha votato tutta Nora, abbiamo preso il 70%. Lei è grazie. Grazie. Ciao. Ciao, come stai? Bene, una volta da Rai. Noi siamo di Alcamo. Ah, grande. Di Alcamo, grazie. Grande. Vai, sono stato lì. Lo so. Domenica. Grande. Buona giornata. Ciao. Aspetta, io pure devo. 25. Grande presidente. Ok. Ce la dobbiamo. Ciao. Funzione. China, che è la nostra proprietà al 100%, ma anche diritto cinese, e lavoriamo sia per portare aziende cinesi qua, sia dare supporto alle aziende italiane che vogliono andare là per la sua manifestazione. E che state trovando? Cioè, che mondo è? Un mondo molto difficile per entrare. Non ti regalano niente se sono soci con qualcuno. Non è un mercato... Poi lì ci sono... Le barriere sono... Sono forti barriere regolatorie, normative. Poi ad esempio, per dare un esempio, in Europa abbiamo totalmente bandito i test su animali. Sì. Se vai in Cina devi testare su animali. Non è che fanno loro. Quindi pure lì penso che questo settore esploderà. Lì sta nascendo una classe media, sì, ma sono voluti, no? Queste difficoltà sono poi volute. Da un lato aprono, sono protezioni. Dall'altro, adesso io parlo per il settore alimentare, se li tieni fermi in dogana un container, il prodotto perde, certo. No? Perde certo. Di valore immediatamente, quindi è veramente difficile. Ma sono il tempo. Buongiorno. Noi lavoriamo oltre che sulla cosmetica direttamente anche sul pet industry, quindi nel senso di Mark, che è l'appuntamento più importante a livello europeo nel nord-est, come che si fa in Germania, e anche su Francia, perché stiamo internazionalizzando in maniera molto forte. E l'altra cosa che ci contraddistingue è che è un libro la città. La città a quel punto apre con gli eventi. Ho capito. Però qui è completamente chiuso, quindi non siamo in competizione con Milano, con Torino, siamo talmente leader che quest'anno apriamo a New York e gestiamo Shanghai come per il libro B2B. E non entra in conflitto col salone del libro di Torino? No, sono due categorie diverse. No, business to consumer. Non è più un consumatore non può entrare, quindi... E devo dire che la bellezza di chi mini opere d'arte, no? Perché l'installazione per ragazzi ormai è un caso opera d'arte. Sì. 1300 espositori, di cui 150 italiani. No, sì. Si diverte a vedere le cose che riescono a mettere. Per parlare del discorso di fieri che facevi prima, faccio un esempio, bravo, no? Noi partecipiamo a 18 fieri, nel senso che sono importanti.
non puoi prescindere, se vuoi conoscere un paese, se vuoi conoscere un dipendente. Quindi cioè sono anche c'è una porta d'ingresso sì. Per entrare in un paese. Sì, poi magari in quell'occasione lì provi non solo la commessa, ma anche il interlocutore che ti può portare sul parcello. Però sono assolutamente indispensabili. Non sono sostituibili, insomma, sono implementabili con gli strumenti ovviamente che avete messo a disposizione, che sono fantastici. Però il momento relazionale è indispensabile. Penso a un prodotto, un sistema come questo che è fatto di innovazioni continue, era indispensabile. E che è fatto anche di valutazioni sensoriali, certo. Cioè quando hai un prodotto cosmetico lo valuti sensorialmente. Certo. Quindi hai bisogno quindi, dell'esperienza. Prego. Aumenta gli scambi dopo, ma abbiamo proprio una tradizione di... Beh, sì, siamo dopo la Germania siamo il secondo player europeo, poi la Cina manifatturiero. No, diciamo come settore fieristico. C'è la grande scuola tedesca, poi c'è la scuola italiana, poi c'è la scuola anglosassone che non gestisce mai quartieri, ma fa soltanto manifestazioni. Ah, no. Quindi sono come dire sganciati dal mattone, quindi sono sempre quotati in borsa perché è più facile. Molto più leggero. Certo. Poi partita ovviamente la Cina, ha creato anche lì un settore fieristico micidiale dove tutti quelli che sono entrati poi anche i cinesi che non hanno ancora soci piano piano li fanno fuori quindi va bene fanno fuori sì, sono proprio questo è quello che sono più cattivi qui c'è sì. Le aziende che lei ha visitato a Crema nascono, si gemmano si stava iniziando le originali. Noi in associazione rappresentiamo 500 altre piccole piccolissime ma già le 500 sono 10 nostre poi oggi 11 miliardi di principalmente ancora Europa, Germania, Francia, noi siamo forti strano, ma siamo con il nostro pubblico più grande, poi adesso stanno invadendo la ricorda lui. È stata una cosa che le ha portato direi fortuna. Siamo qua il signor Dario Ferrari, titolare della Inter. Congratulazioni. Campione del contraterzismo dei capi di Italia. Mi dicevano che tutto è nato da qui, tanti anni fa. 46 anni. Però in effetti abbiamo avuto grandi successi globali. Tutti questi signori che sono qua intorno un po' lo devono a noi. E poi discutevamo del fatto che quanti siano ancora importanti in pieno.
Beh, devo dire che noi abbiamo fatto un po' le cose, no? Nel senso che avevamo creato delle cose da noi, poi siamo qui. E poi ci siamo ritornati pian piano, perché in realtà abbiamo tenuto da noi un showroom dove cerchiamo di stranieri, perché non è il concetto oggi in Italia, purtroppo, cosmetica, a parte il terzismo, è rimasto poca. Adesso è export. Per cui gli Stati Uniti sono importanti, l'Asia è importantissima, il resto dell'Europa, proprio dalla Francia. I primi paesi asiatici a cui guardate quali sono? Quelli più forti? Beh, quelli più svegli sono la Corea, il Giappone si sta riprendendo, ma il mercato c'è. Noi stiamo in Corea e in Giappone, ma per prepararci quando ci andiamo 4 stabilimenti in Cina e lì aspettiamo che sarà il mercato più forte. E sono sofisticati, diversi, cioè non è da dire ma andiamo lì, sono... non è vero, queste sono gente che viene da lontano, che ha cultura, c'è una tradizione, certo, che sono sicuramente in grado di cura del corpo, di cura della medicina cinese, c'è tutto quel mondo lì, no? Una cultura incredibile, e la bellezza si inserisce, e noi che facciamo tanto colore, ai tempi in cui erano rossi lì il colore non andava molto bene. Era monocolore. Adesso era monocolore.